youtuber, io questi due me li sono lasciati sfuggire. E voi? Siete riusciti ad acchiapparli tutti con il vostro smartphone? Ma sì, sto parlando di Pokémon Go! E su questa nuova app sui Pokémon, voi cosa ne pensate? Prima di dirvi la mia, voglio parlare un po' su come erano i giochi dei Pokémon o i gadget dei Pokémon nei miei tempi. Ecco qua, qualcuno se lo ricorda? Il primissimo album di figurine dei Pokémon. Ma che ne sanno i 2000, mi chiedo. Guarda che figata che era. L'unico album della mia vita che ho completato. Guardate cosa ho conservato, che figata che era. Praticamente era il Pokédex raffigurato con le figurine. C'era pure il poster dentro. Chissà se c'è qualcuno che se lo ricorda, e chissà che effetto fa i 2000 guardare una roba del genere. Mi ricordo c'era il prezzo in lire, 3000 lire l'album, 500 i pacchetti. Ora in euro verrebbe da spaventarsi. Di questo invece credo che vi ricorderete. Primissimo gioco dei Pokémon per Game Boy. Questa è la versione blu, io avevo questa. Quante volte l'avrò finita e rifinita? E poi col tempo ovviamente non si evolvevano solo i Pokémon, ma anche i giochi, i gadget, tutto il resto. Qui abbiamo per Game Boy Advance la versione rubino. Per DS la versione perla, ma questi credo che li conoscerete. E ora abbiamo Pokémon Go per smartphone. Detto tutto questo, cosa ne penso io di Pokémon Go? Ma ovviamente un'opinione più che positiva! Di solito, superati i 20 anni, se ancora ti piacciono i Pokémon, sei considerato infantile, ancora un bambino. Invece, finalmente, Pokémon Go, secondo me, è una versione per adulti. Non in quel senso, di solito quando si dice per adulti è sempre qualcosa di osè. Per adulti nel senso, c'è la versione di Pokémon un po' più pericolosa, diciamo. Io penso a mio cugino che col cellulare doveva andare in giro anche di sera per cercarli, chiaramente per lui non andava di certo bene. Per un bambino può ovviamente essere pericoloso. Perché i Pokémon non sono qualcosa di infantile. È infantile se superati i 20 anni, o anche prima, stai ancora lì ad attaccare le figurine nell'album. Ma andare in giro con lo smartphone, anche di sera, in giro per la città, a cercare i Pokémon, direi che non è proprio da ragazzini. Di sicuro sai che in certi posti non puoi andarci, o non puoi rompere le scatole a qualcuno perché è seduto su una panchina dove c'è un Pokémon selvatico da catturare. Eppure sento di chi in macchina frena all'improvviso sulla tangenziale e combina un incidente assurdo perché c'è un Pokémon da catturare. O chi perde il lavoro perché sul posto di lavoro deve stare lì ancora a cercare di catturarli. Forse in quel caso possiamo parlare di gente infantile, ma io penso che sia stata creata apposta per gente adulta, ovvero con la testa sulle spalle. E che sa come deve muoversi invece di stare lì col DS ancora lì come un bambino, ovvio. Insomma, non devo essere io a dirvi come ci si deve comportare da grandi. Io non lo uso solo perché fra allenamenti e disegni non c'ho mai momento libero, non posso permettermi di andare in giro con lo smartphone a giocare a Pokémon Go. Ed ora un po' di speed paint sul mio Pokémon preferito.